Ora? Ok. Ciao. Oggi ci siamo io e Andre, che ci siamo matchati senza esserci messi d'accordo. Eccolo. Tra l'altro la mia faccia è devastata. Poco sonno. Vabbè, stamattina pensavo di dormire, poi di studiare e allenarmi, e invece no. Brief alle 9. Quindi mi sono alzata, ho fatto il brief, poi che ho fatto? Ah, finito il brief, ho spostato le cose dalla camera di sotto alla camera di sotto. Ah sì, può essere, grazie. Sì, può essere, grazie. Stavo dicendo, ho spostato le cose dalla camera di sopra alla camera di sotto perché mi sono trasferita nella camera di Rebe. E quindi tipo ho impiegato un'ora e mezza così. E poi è partito il corso di recitazione e dizione. Ma ho sentito lo sgabello. Ma dell'altro. Vabbè, fa niente. Ah. Vabbè, stavo dicendo. Mi serve uno sgabello però. Mi sono fatto male ieri a calcio. Ok, tralasciando questo, ho spostato le robe da una camera all'altra, poi ho fatto recitazione e nella lezione di recitazione era inclusa anche dizione e ho avuto serie difficoltà a fare dizione. Andrea, per favore, grazie. E la porta si è andata al Colosseo? Che antipatico sei. Lo sai che ho cambiato stanza? Ma va. Perché non vanno ste cuffie ogni volta? Ma sapete che c'è? Io piglio questa. Oh, sì, così. Oh, yeah. Abisciale. Prossimo fuori onda faccio la storia. La storia. Sì. Cambiato, ragazzi, finalmente. Bella per Next. Bella. Opinioni, chiamate, consigli di stile, ma non solo. Leggiamo le stelle insieme a voi. Che hit! Benvenuti signore e signori. Bella per Next, da Andrea Fratino e Siri Di Domenico. Come stai? Ho visto che sei stata a Roma. Sì, sto molto bene. Sono stata a Roma tipo 4-5 giorni. Ho dormito da Lauretta. Perché sono andata a fare uno stage di ballo. Ho trovato fidanzata a Roma? No. Qualche bel romano? Nada, e dai, dillo. Cosa mi hai detto prima in macchina? Ho conosciuto Alessio. Chi è Alessio? Mi hai detto Alessio prima. Alessio di Roma. Cioè, Alessio è nato a Roma. Alessio è nato a Roma. Ah, Alessio, quello con i capelli verdi. Vabbè, forse non ci siamo capiti. Beh, che hai fatto a Roma? Allora, io sostanzialmente sono andata a Roma per uno stage di ballo. Poi con Laura abbiamo visto un po' il Colosseo. Abbiamo mangiato con i monopattini. È stata la mia prima volta in monopattino. Non l'avevo mai preso in... E com'è stato? Emozionante, non mi sono schiantata. Ma... E beh, racconta invece questo stage di ballo che hai conosciuto, che hai fatto, perché l'hai fatto? L'ho fatto perché mi ha scritto un insegnante di ballo. Come si chiama? Valerio Moro. Che salutiamo. Grazie, Vale! Mi ha invitata e io, quando lui mi ha mandato appunto l'invito, ho fatto ma... Guarda... Ma sei sicuro? Cioè, io, mi vedi? Non penso di avere le potenzialità per ma fare una stage del genere. Ma perché io faccio latinoamericano e breakdance, no? Uh-huh. Lì c'erano moderno, contemporaneo, hills, videodance, hip hop, che erano tutti stili che non avevo mai fatto. Quindi sono andata un attimino in paranoia e ho fatto madonna, io non penso di essere all'altezza di fare una cosa del genere. Sei stata all'altezza o no? Invece sì, sono stata bravina. Vedi tu, ci sì. Manca. Vabbè ragazzi, come sempre vi ricordo potete seguirci su Twitch, TikTok, YouTube, app e sito, inviarci tanti messaggi al numero 333-888-188. Detto questo ragazzi, ritorniamo tra pochissimo, dopo che vedo musica, una bella canzone che è stata, è top, è la top 1 in Italia ancora, no? Noi torniamo tra poco dopo il Next.
Vabbè. Com'è che si accende qui? Mi puoi venire a dare una controllata? Ragazze? Possiamo vedere se è acceso l'aria perché si muore dal caldo? Grazie mille. Dove fai la storia? Sì. Abissale. Vai, facciamo la storia nella storia. Di nuovo. È acceso? Non si può abbassare? È il minimo? Fa caldo, no? Bella per next. Mettiamo il link, fammi indovinare, te lo devo mandare? Mo te lo dico. No. Amen. Miracolo. Allora, link. Ok. Se sei single, entra in live. Se vuoi fidanzarti con me, cioè con Andre, entra in live. Ma ieri vero? Erano più calde. Sembra abbronzato. Cioè, io lo sono, però. Ma ieri erano più calde. Ok. Ieri era meglio? Ancora più abbronzate, cioè eravamo arancioni. Una differenza abissale. Secondo me così sono top, ti dico la verità. Cioè non so ieri come fossero, però così l'ho notato subito. Ho detto minchia, strano che non mi fanno pallido e con le occhiaie, che io poi di solito sono sempre abbronzato. Ma così c'ho proprio un bel colore. Ma non ci siamo messi d'accordo. Lui è arrivato in macchina e mi ha fatto ma? E io? Sembra quasi una divisa. Sì. Ma guarda che anche io sto distrutta. Cioè tu dovevi passami vedere... una scaletta, non il ragno. La scaletta, non il ragno. Andrea. È là sotto, non lo prendi, basta. Dopo lo prenderò. Eccoci tornati, sempre su RDS Next. Allora, Andre, tu invece che hai fatto questo fine settimana? Ma in realtà niente di che. Cioè mi sono fatto un paio di lampade, una pulizia del viso, e poi ho fatto tutte le sere andare a ballare. Halloween non... pure sei andato a ballare? Vedi tu. Sempre. Io sono andata al bowling ad Halloween. Ho visto che sei arrivata ultima. Non è vero, sono arrivata quarta su cinque. Quarta su cinque per me è come arrivare ultima. Ma guarda che ho fatto grandi progressi. Questa volta non riuscivo altro a prendere la palla. Ma che palla usi? 10. Minchia, 10? Io sono la 8. No. Giuro. Minchia. Vabbè. E comunque niente, sono andato a ballare, mi sono divertito. Poi siamo stati pure alla festa che ha organizzato Diego. Okay. Non so se hai visto. Ah, sì, posso far vedere una cosa? Stato... Puoi andare su l'articolo di web dove ci sono anch'io? No, perché vi devo raccontare un aneddoto, perché mi viene da ridere sinceramente. Ma nulla riguarda quello che ha scritto web, la foto. Mo ti racconto. Allora, sostanzialmente vi faccio un'introduzione. Ma tra le ricerche perché c'era? Chi c'era? Va in fondo, io sono alla fine. Allora, viene il fotografo, ascolta, viene il fotografo da me e mi fa, facciamo una foto. Io dico ok. Zooma su di me. Io quella foto l'ho fatta senza ridere, vi giuro. Io non sono i miei denti quelli lì. No, zooma, ti prego. Io mi sono messo così. Cioè, raga, la posa era questa, guarda. Così. Vedi? Ah.
Posso dire che si vede che non è il tuo stile. Ma no, si vede pure la forma della faccia che non è la mia, capito? Al che io ho mandato la foto alla, al locale dove siamo andati. Io ho detto: ma che è successo? Ma poi sono tutto liscio. Non so quale filtro strano, quale magia hanno fatto, ma io non stavo ridendo. No, io no. Ok, che l'hanno photoshoppato, ma come hanno fatto? Io non stavo ridendo, ve lo giuro. Te lo giuro. No? Puoi rizoomare un'ultima volta, ti prego? No. Cioè. Vabbè, fa ridere, no? Non l'avevi notato? No. Vabbè. Meno male, vabbè. Che ridere. Boh, io sono stato lì, in realtà mi sono divertito. C'è stata una bella festa, lo sai? Mm. Sì, sì, poi eravamo tutti. Non ci sono stati litigi tra persone, tutto tranquillo. Sì. Visto che stavano un po' di ex nemici, tra virgolette. No, in realtà... Bene lo stesso! Cioè, tipo io... Quasi ci siamo ignorati, ma perché ci ignoriamo. Poi non so in realtà gli altri disguidi tra le persone. Esatto. Però io non ho visto nessuno discutere, anzi, siete stati lì tutti in gruppo. Poi eravamo tanti, quindi nel senso, se io so che vado d'accordo con te e magari non con, faccio un nome a caso, Molin, sto con te e Molin sta con chissà lui. Outfit della serata invece, quale ti ha colpito di più? Giulia? Mm? Sì, Giulia. Sì. Giulia. Vediamolo. Giulia stava bene. Vedi tu. No, bello, bello. Sì, sì, stava proprio bene. E invece dei ragazzi... A me è piaciuto il trucco di Pat, ma non di quella serata, perché si è solo travestito. Tipo il trucco che ha fatto... Quello da zucca o quello no, tipo Teschio? No, quello da Teschio. Sì, bello. Sì. Anche queste foto sono stupende. Sì, 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 è vero. Quindi niente, questa mi piace in particolare. Sì, 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 concordo 100%. E te invece pure hai fatto, vediamo il posto di Halloween che hai fatto. Vediamo. Io, piccola. Una diabla. Diabla. Tu eres diabla? Diablo, na, 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 na. Io avrei messo questa prima, non mi piacciono le luci della prima, lo sai? Lo sai che però, non lo so. Ma poi di giorno l'hai fatta, tacci tua. È il fotografo. Vabbè, ah, potevi dirle facciamola stasera. Guardali che bello. Ho quasi paura. Ma sei tu quella? Sì. Vabbè, detto questo, Victoria Secret di Victoria Jax. Ah no, è Jax o J-Ax? Penso sia J-Ax. Pensi? Allora Jax. Jax. Next. Chiaro. Leggiamo la scaletta che... Ma quindi facciamo... Troviamo... Vabbè, partiamo da quella, vai. Ok. Per Carnivals? Per Halloween? In che senso? Dobbiamo anche dire l'oroscopo? Che vuol dire VAR? Sì, ma perché no, scrivono VAR in chat? Perché quando guardi di... Tipo... i glutei di una ragazza, oppure quando no, io tante volte guardo il vuoto. Poi sinceramente non mi metto in live a guardare il culo di qualcuno, non credi che mi vedono tutti? Concordo con Andrea. Dicevo, best look dei creator. Olè. Che è successo, Siri? Lo sapevo. Lo sapevo.
Effettivamente. No, però la prima domanda che sta nella seconda ora è interessante. Sarebbe? Guarda. La facciamo, dai, non ti preoccupare, facciamo tutto oggi. Siri. Oggi puntato. Allora. Aspetta, adesso scrive. Ma tu la scaletta dovresti vederla prima di venire qua. Io già sapevo ma tutto quello zitto! Che c'è. Ma zitto! Che ti sei messo a mangiare la carne con le uova. No, le uova so. Ma quali uova? Era cheddar, E bacon. Andrea, dopo andiamo a prendere le patatine cheddar e bacon? Sì. Ok. Ma va, sì. Me la gossipara quando non ci sto io. È bravo. Abbiamo commentato un gossip che ti sarebbe piaciuto tanto. Cioè? Tipo le relazioni concluse con una persona. Matteo? Ma ciocca? Avrei voluto che tu ci fossi per vedere come avessi reagito, giuro. Next. Eccoci tornati sempre su RDS Next. Adesso, cara Iris, andremo a giudicare. Giusto, a giudicare, ragazzi, dalla regia. Confermate quello che sto dicendo. Qualche outfit dei seguenti creators. Okay. Allora, partiamo dal primo. O dalla prima. Sono cinque. Ok. Partiamo dal quinto. Ma questa scaletta chi l'ha fatta? Un ordine a caso? No, la scaletta 5-4-3-2-1. Ok, vai, vediamo il primo. Allora, parto dal numero 5. Vai. Alessia Lanza. Oh. Questa foto in... Quindi, esatto, questo outfit in particolare è stato messo al numero 5 della top 5. Voi tu l'hai scelta la top 5. Concordare, sì, o discordare da questa top 5 e fare la vostra. Allora, io direi prima di guardare tutti. Vero. E poi nel caso facciamo una classifica. Però se andiamo a giudicare questo outfit, a me piace non nero. Non è da Halloween, ma è una gran figa. A me piace nero in pelle. Lo so. Vabbè. Quindi poi vabbè, bella foto, sa posare Alessia. È bellissimo. L'outfit mi piace tanto, tanto. Concordo. Vediamo al numero 4 Rebecca. Attendiamo. Bello anche questo. Io adoro questa foto di Rebecca. Sì. In generale lei è proprio bellissima. Però con questo outfit le dona. Bello. Concordate. Però tra i due. Aspetta, tra i due quale preferisci di outfit? Scorri un attimo. No, da Rebecca. Diciamo. Allora, io preferisco l'out. Cioè, bello pure questo, ma l'altro mi piace di più. Quindi già, se dovessi dire quello che è più da Iris, quello che io indosserei questo. Se dovessi dire quello che mi piace di più, ti direi Alessia. Ok, va bene, andiamo avanti col prossimo nome. Davide. Non ti emozionare. Di colpo. Corri. Anche lui nero e rosso come Ale. Cosa dici? È bello, sta vestito bene. Ti piace? Sta vestito bene. Perché si emoziona? Ma non è vero. Guardate. Ma non è vero. Non è vero, no. Sta vestito bene. Quindi ti piace perché è vestito sportivo? O ti piace perché in generale lui? Mi piace come Andrea. Mi piace come non ridere. Come ha abbinato il cappellino con non capisco se sono le scarpe o i calzini. Però in generale mi piace l'abbinamento di tutto quanto. Anche col sfondo. Quadro, sì. Esatto. Beh, bravo. Sì. Beh, ma lui è bravissimo a disegnare. Tra i tre, no? Per ora, se dovessi metterli in ordine, come la metteresti? Allora, io farei quinto Davide, quarto Rebecca e terza Alessia per ora. Ma non perché è vestito male, perché sì. Secondo me è un outfit molto basic. Tuta total black. Sì, concordo. Sta bene, però tra gli altri outfit di prima, secondo concordo. Me. Concordo. Vediamo il prossimo, Simone Bellini. Pum. Tra l'altro ieri sono andato a giocarci a calcio. Bravo Simo. Sì, è bravo.
Stra elegante. Allora, questo è un outfit elegante. Outfit elegante. Stra elegante, sì. Tra tutti dove lo mettereste? Allora, io... Ma sai che non lo so. Fammelo rivedere. Cioè, switcha sul primo. È bellissimo, ma va contestualizzato. Cioè, se tu mi chiedi di fare una classifica degli outfit più eleganti, ti metterei Simone al primo. Però dell'outfit che mi piace di più, ad esempio, per quanto riguarda quello maschile, preferisco quello di Davide. Perché io ho vesto più sportiva, capito? Sì, io direi quinto Simo, quarto Davide, terza Rebecca, seconda Alessia. Vediamo se Gaia Garavaglia, se la nostra Gaia si merita il primo posto. Okay. Questa volta l'ho fatta io. Per me Gaia, allora, per me Simone quinto, Gaia quarta, terzo Davide, seconda Rebecca, prima Alessia. Secondo me Gaia, avevamo grandi aspettative, ma Gaia, no, se ti arriverà questa clip non me ne volere, ma ti metto al quinto posto. Al quarto metto Simone, al terzo Davide. Sì, sai che quasi quasi concordo. Cioè, tra tutti gli outfit sì, belli, sì, appariscenti, cioè, vai sul profilo di Gaia, ti faccio vedere io un outfit che meritava di essere messo. Guarda, quella foto lì, quella che ha fatto con Benji, no? È Benji questo? Sì. Cioè, già questa è un'altra roba. Esatto, simile a Reba. Ok, vabbè, un altro outfit, esci. Quello è recente, dai, quello ad Halloween. In pelle. Vabbè, con quell'outfit secondo me Gaia si è andata a mettere al quinto posto. Quarto Simone, sì, 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 terzo concordo. Davide, seconda Rebecca, prima Alessia. E prima Alessia. Sì, sì, concordo. Sei d'accordo? Sì, 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 concordo. Grazie, mi copi, cioè, guarda come sei vestita. Ma non sei puoi zitto, che non essere sei d'accordo. Zitto, sei arrivato in macchina tu. Ma va, adesso next. Brutto, falso. Falso, presuntuoso, antipatico. Scorbutico. Ho paura. Brutto, antipatico, falso, presuntuoso e scorbutico. Iris, ma soffri il solletico? Sì, tantissimo. Ora cosa facciamo? Abbiamo commentato gli outfit, quindi facciamo... Aspetta. Tu. Noè. Te lo stavo dicendo. Ok. Sì. Danza cultura. Che ho fatto io. Party time. L'ho fatto io ieri. Oh, ma è Luca. Chi c'è con che te, carino, ragazzo? Ah, ecco qui i migliori amici. Salutate. Ah, fai vedere. Ciao. Migliori amici. Perché con Lisa Lucchetti hai capito che la Juve allo stadio. La Juve con Lisa perde. Cavolo. Sempre. Ma intanto siamo già eliminati. Vabbè. Però almeno ti vedi. Ti vedi gente seria. Vedi te. Dai, quando finisci la radio. Alle 4 ti chiamo, scritto? Ma rispondi che dobbiamo organizzare. Almeno 2-3 contenuti. Ma domani Lisa e Alice non ci sono, per non cosa? Riescono? Vabbè, poi ne parliamo, dai. Ok. Bella Lu. Oddio. Ok, va bene. Cos'è che è successo?
Ok. Vamos. Don't you worry, eccoci di nuovo, sempre su RDS Next. Che si fa, Iris? Facciamo la classifica della, diciamo, la top 5 dei trend che stanno andando in questo momento. Vai, vediamoli. Ok, io vi propongo la mia top 5, voi come sempre confermate o no. Ok. Andiamo con la numero 5. Beh, questa, questa è divertente. Allora, vorrei dire una cosa. Secondo me sto video va perché fa ridere sempre. Cioè, questo trend è pericoloso. Perché è pericoloso, vi giuro. In quell'istante in cui vai avanti, ti dico quando stoppare. Quando Matteo inizia a tremare. Qua, qua. Vedi che non sono salito bene tutto. Non è facile. Però ti dico, farle è divertente. A me questo trend mi è piaciuto un sacco. Tu manco l'hai fatto. Eh no, perché... È da ragazzi, dai. No, non è da ragazzi. Ma è da ragazzi. Tu, io voglio vederti tu non, che non... salti. No, io lo farei, però devo trovare con chi farlo. Ma secondo me tu non riesci a saltarmi sulle spalle. Vabbè, dopo lo proviamo a fare, okay. Va bene? Ok. Vi chiedo, concordate con la posizione 5? Come sempre vorrei prima... Sì, guardiamo prima gli altri. Guardare gli altri, poi... Ok, e come lo chiamereste questo trend? Salto sulle spalle. Salto sulle spalle. Numero 4. Bire. Tu pure l'hai fatto questo? Io l'ho portato in Italia questo trend. Ma vai a cagare! L'ho portato con Alice. Veramente? È stata la prima? Sì. L'ho fatto tipo il giorno dopo che era stato creato in America. Vero? Allora adesso sì, vediamo vai. Il tuo, scusa. Ti piace come l'abbiamo fatto? Sì. Posso carino. Dirti che a me la camera dei maschi piace tanto, non l'ha usata nessuno ancora questa. Vero. Vediamo, Siri. Sono sempre Iris. Giù. Ok, eccolo. Oh! Ragazzi, apriamo un sondaggio. Qual è più bello, il mio o il suo? Sono curioso. Sinceri, però. Tu cosa dici? Io mi sono impegnata tantissimo per fare bello, qualcosa. Bello. Troppo. Che dici da fuori, regia? Qual è che ti piace di più, ma il mio o il suo? Sinceramente preferisco questo, perché è più una coreografia. No, tra il mio e quello di Iris. Sempre di okay, questo. Ah, ok, non tra i due trend. Sempre di Bire. Beh, Iris è molto brava a ballare, quindi ti dico Iris. Con Iris, siete dei venduti, ragazzi. Chiudo la live, ve lo giuro. Stacchiamo vedi tutto. Che stanno scrivendo tutti Iris. Tutti. Vi amo. Che vergognosi. Vabbè, dai, ve lo posso concedere. Vediamo il prossimo. Alla chat. Next. Allora, vediamo. Tra i due, quale preferisci di trend? No, questo. Sì. Metterei questo. Quella sono io. Perché c'è una con un pantaloncino nero? Leggi la descrizione, infatti. Ma non ho capito perché. Non trovavo i pantaloncini bianchi. Ma secondo me lì sotto non mi ha messo niente. No, rimanevo nuda. Io questo non lo conosco, sincero. No, l'ho visto fare sì. Solo da te. No, l'ho visto fare da parecchie persone. Non l'avevo visto. Da dopo me lo insegni e lo facciamo. Va bene. Comunque, però questo è peggiore. Sì, questo lo metterei al quinto posto. Al quarto quello sulle spalle. Al primo quello che ho fatto io con Alice. Torniamo tra pochissimo. Dopo Titi mi ha pregunto. Sì, teniamo già a nove. Di Bad Bunny, next. Dai, insegnami la coreografia, va. Vediamo. Si può mettere la musica del TikTok? Vieni, te lo canto io. Ma loro non la sentono la canzone.
PFL. Allora, il conto è che parti così. Andiamo più vicino, che sennò non ci arrivo con. Aspetta, com'è? Ok, da capo. Vabbè, ma ragazza. Oh, Siri. Non è che non so ballare, calma. Allora, aspetta che non vedo i piedi. Attivami l'altro. Andiamo. Ecco. Eccoci. Ci sei? Allora. Aspetta. Oh, ma piano, una alla volta, devo ancora ingranare. Oh, perché siamo invertiti? Ho sbagliato qua. Allora, aspetta. Da capo, 3, 2, 1. Da capo. Piano. Sì, proviamo con la musica. Okay. Aspettiamo. Ok, sì. Togli la musica, per favore. Allora. Bravo. Ok, aspetta. 5, 6, 7, 8. Ah, cazzo. Cavolo. 3, 2, 1. Giusto. E ora? Da qua. Con quale parti dopo il così? Proviamolo senza musica, vai. Na no, l'ultimo senza musica. Attento. Che mi fa male lingua, ma è che io ho giocato a pallone. Vai con la musica, ce l'abbiamo. Aspettiamo. Vai. No! Dobbiamo tornare in diretta. Eccoci tornati. Io e Andre stavamo imparando un balletto, che tra l'altro era il balletto che abbiamo appena visto. Solo che Andre si è un po' affaticato. Penso abbia bisogno di sedersi. Vai. Con il numero 3. No. Numero 2, sì. Alexa, dimmi quanto in banca. È acceso. Okay. Il tuo patrimonio attuale è di 10.546.050 euro. Alexa, dimmi. L'hai fatto tu questo? No, non ancora. È ormai? Vedi che non è passato. No? Per nulla. Beh. Lo faccio oggi, tanto che sto. Ma va. Alexa, dimmi quanto è in banca, ok. Alexa, dimmi quanto è in banca, ok. Il tuo patrimonio attuale è di 10.546.500. Faccia ridere, dai. Ci sta. Però posso dire che questo. Popeyes, sono tutte Popeyes. Sai cos'è una Popeyes? Una Poppy c'ha mestiere? Tu sai che cos'è? Lo so per la canzone. A me l'ha detta Alice. Sai cos'è? La Poppy c'ha mestiere. E sai cosa vuol dire? Tipo che se ne vanno quelle dietro... che scroccano. Esatto. Sì. Io questo lo metterei al quinto posto. Sì, è peggiore, fa schifo.
Okay. Ma no, è bellissimo. Ma che, ma no, che bellissimo. Ma poi non dici nulla. Ma che è sta roba? No, no. La domanda è perché l'ho fatto. Andiamo al numero uno. Allora, quindi questo ultimo, poi quell'altro là, na na na. Ah, questo è bello. Questo è bello. A me questi piacciono. Questo è il numero 4, ti direi. No! Per me questo è il primo posto. No, per primo posto no. Allora, primo posto metto Bire. Al secondo io metto questo. Al terzo metto quello sulle spalle. Al quarto metto quello lì, na na na. E al quinto quello di Luque. Io invece metto Alexa al quinto, questo al quarto, quello sulle spalle al terzo. No, tu non quello l'hai sulle fatto spalle questo? Al secondo. Non, sì, l'ho fatto con Rebecca. Cos'è poi scritto? Salute, tia. Grazie. Ho scritto. Non mi ricordo cosa ho scritto. Non dirlo a nessuno, tipo. Stessa cosa. E poi che altro? Al primo metto. Fine, fine. Va bene ragazzi, noi diamo il next che Siri continua a insegnarmi il balletto. Yes. Next. Allora, guardami un attimo, faccio da solo che ripasso i passi. Vai. Cioè ripasso i passi. Allora. Lo stanno richiedendo davvero? Sta sul mio profilo quello che intendono. Sì? 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 Sì! A me fa male le lingue a fare queste cose. Si è scrocchiato la schiena? Sì. Come hai fatto? Così. Vabbè. Vai. Na, na. Allora, 3, 2, 1. Na, 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 na. Faccio fatica con questi piedi che mi fa male le lingue. Sì, 3, 2, 1. Na, 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 na. Na 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 na. Vai, mettimi la musica. Voglio ballare col cappellino. Chi sei? Mi perdo sempre lì. Vabbè, vabbè, ma ce l'ho, ce l'ho. Vai, vai, ora, ora, ora viene perfetto. Non guardo manco i passi, vai. Cioè, sono il re, capito, ragazzi? Cosa? Sì? Qui dentro? Sì! No, no, lo devo fare sul mio. Vabbè, non cambia nulla. Vabbè, lo facciamo entrambi, dai. Esatto. Tanto io lo metto dopo. Ok. Vai, prova quella che salti, vai, solo una prova. Qua. Ma qua. Vabbè, è solo una prova. Ti dimostro che non è così semplice. Ma no, è un quel piccolissimo, eh. Cosa devo fare, tra l'altro? Vai, vai. Che devo fare? Ma vedi che non è il mio lato questo, questo. Ok. Ma no, qua mi sento a disagio. Ma cosa è con questa poi? Ah, sì, con questa. Oh, ai, 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 ai. Ciao, quasi. Ma se mi sei arrivata qua. Stai zitto, non è vero. Ce la faccio benissimo. Eccoci tornati. Ok, ora faremo l'oroscopo. Vai. Hai trovato le cuffie? Ok, vamos con la sigla. Astri, amore, fortuna. Next in the stars. RDS Next arriva fino alle stelle. Cause you're the sky for the stars. Sai che devo andare al concerto? Ma va. Ah. Vai, Ariete, vediamolo subito. Ariete, energico ed arrogante. Conosci qualcuno che è Ariete? Sì, ma cioè, ovviamente forse Toro, conosco, bisognava però fare Toro.
Hai capito? Conosco persone che sono sia energiche sia arroganti. Tipo? Vabbè, non faccio nulla. Vabbè, dici. Non faccio nulla. Dai! Ah, che mi rifiuto. Tra l'altro, volevo oggi ricordare che l'oroscopo oggi è a tema supereroi. Supereroi e supereroine. Supereroi. Iris, supereroi. Supereroi. T'ammazzo, supereroi. 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 Vai col prossimo. Toro. Toro. Oh, mi hai rotto, eh? Non è toro. È toro. È toro. Togli la le corna al toro. 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 Oggi in house ho fatto lezione di dizione. È servita. Stato un fallimento. Non ce la faccio, è più forte di me. Ho capito, però tu dici supereroi, toro, vai fuori. Andrea, ma tu devi sapere che tra le ricerche più cliccate su Iris c'è proprio accento. Grazie, parla come guarda, toro. Grande cuore. Grande cuore. Forte senso di protezione. Cioè, lo Iris, sai chi protezione. Mi rivedo tantissimo in toro. Io in sono toro? Un sacco protettiva. Puoi dire toro? Io sono toro. No, di toro. Non ro. Toro. Che mangio meno? Ah. Toro. Non toro. Guarda, aspetta. Tu dici toro. 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 T'ammazzo. Iris, calma. Toro. 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 No! Toro. Toro. Brava. Toro. Non toro. Vabbè. Andiamo avanti. Gemelli, solitario, forte senso di giustizia. Conosci qualche gemelli? Sicuramente, ma non mi ricordo chi. Solitario. Oh, guarda qua. Cioè, vabbè, ragazzi. Cancro. Empatico. Intelligenza fuori dal comune. Cioè, lui. Io sono un esemplare lui? Raro. Sono un esemplare raro. Tu sei l'eccezione che conferma la regola. Andiamo avanti. Ti rivedi in Spider-Man come personaggio? Certo, io sono il Peter Parker del quartiere. Vai. Leone, coraggio da vendere, appassionato di arte. Iris. Le. Dai. Leone. Andrea. Leone. 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 Questo è simile al tuo. Leone. 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 Non leone, leone. Andiamo avanti. Vergine. Vergine. Sicuro di sé, premuroso. Ecco, una parola su cui tu devi lavorare. Quelle che finiscono in oso. Come cosa? Maestroso. Non è maestroso. Premuroso. Premuroso. Non premuroso. Ragazzi, noi la S qui no. Vabbè, dai, next. Next. Cosa? Allora. A se calor. Vabbè, ma vedi che pensavi io studio spagnolo. Calore. Spagnolo. Allora. Io studio spagnol. Mi gusta muchissimo. Muchissimo. Ascolta, muchissima. Calor. 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 Ok. A se calor. Presuntuoso. Presuntuoso. Oh. Prima hai detto presuntuoso. Presuntuoso. Zo. Presuntuoso. No, non è la O, è la S. Presuntuoso. Che deve essere dolce. Tu presuntuoso. Dici. Presuntuoso. 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 Brava, non presuntuoso. Presuntuoso. Oh. Cosa che pensi? Chi l'ha scritto? E ieri c'era un ospite che si chiamava come te. No! Chi l'ha scritto? Ciao Iris, ti amo tanto. Grazie per tutto, non cambiare mai. L'hai scritto tu? No, non penso. Chiedi in chat chi l'ha scritto, che sicuramente te lo dico. Raga, chi ha scritto questo?
Perché Mahmood si è seduto qua. No, no, assolutamente. Però, come Sam, no? Io sono un ospite fisso. Dai, poco poco. L'ha scritto Sam ieri. Ma guarda qui però. L'ha solo scritto fuori onda. Sam. Come Sam? Ma io non ti sento più, tra l'altro. Ah, oh, ecco, ecco. Mando una foto. Una foto? Sam. Ah, se calor. Vieni a piangere. Beh, me lo merito. Tu sai cos'è che è successo, Iris? Non ho capito se l'ha scritto Andrea o se l'ha scritto Sam. No, io non ho sta calligrafia da gatto, è scritto malissimo. Stai zitto. Ascolta. Cosa è successo? Abbiamo intervistato Mahmood. E lui dove si è seduto? Qua. A me l'anno scorso mi hanno fatto un buscio di culo così perché non potevo star seduto qua. E tu non sei Mahmood. Ma non lo metti in dubbio. Digli a Fede che Mahmood è stato seduto qua. Cioè, se io soltanto facessi il cantante potrei star seduto qua. Mo scrivo una canzone. La scrivo. No, io lo dico, ragazzi, la regia mi sta dicendo di scendere. Che cretino. Sto tutto male. Ma mi stanno dicendo che l'hai scritto tu. Io non scrivo così. Ma non vedi che calligrafia è da zampa di gallina? Mo ti faccio vedere come si scrive. Guarda. Chi l'ha scritto? Avrà scritto Sam, se dicono Sam. È la tua stessa calligrafia, Andrea. Ma cosa cazzo dici? Io la vedo. Stiamo cercando di capire chi abbia scritto ciao Iris, ti amo tanto, grazie per tutto, non cambiare mai su quel tabellone. Però non stiamo capendo chi l'ha scritto, perché Fratino dice di non essere stato lui, però a me la calligrafia sembra la stessa. Cioè, sembra che lui la stia cambiando apposta. Ma secondo te? Perché tutti dicono Fratino. La calligrafia a me sembra la stessa. Guarda, sei solo impegnato a scriverlo. No, cazzo. Secondo me sì, sei solo impegnato a fare le lettere diverse. La M anche. Non lo so. E chi l'ha scritto? Chi l'ha scritto? Ma poi quando è che l'avrei scritto? Ieri io non ci stavo. Non lo so. Vai. Urca. Sono cacato sotto. Bilancia. Abile stratega seducente. Conosci qualche bilancia? Sicuramente le conosco, ma non mi vengono in mente. Mi copi pure le risposte? Può darsi. Pensi di essere una persona seducente, Iris? Io. Scorpione. Tenace. Facile e irresistibile. Iron Man. Patte, Scorpione. Ha un fascino irresistibile secondo te? Secondo te dimmelo tu. E che ne so io? Vabbè, tu sei ragazza, che ne so io. Penso andiamo di sì. Andiamo avanti. Sagittario. Sguardo di ghiaccio. Perspicace, perché ci siamo girati con gli stessi occhi da pesce. Perspicace. Che ridere. Capricorno. Agile, odia le menzogne. Agile. Vai, Acquario! Sono io! Grande carisma, potere magnetico. Oh! Sei gasata, ragazzi. No. Ti rispecchi in Wonder Woman? Lo chiedo.
Per un amico. Beh, grande carisma, concordo. Potere magnetico me lo dovresti dire tu, non posso dire io se ho un potere magnetico. Sì, sì. 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 Vai, prossimo ed ultimo pesci. Avventuriero, comprensivo. Vabbè, mio fratello è pesci. No. Niente di tutto. Nulla. Già. Va bene, l'eccezione che conferma la regola. Noi ragazzuoli, torniamo tra poco dopo Faded di Alan Walker. Non ascoltavo Faded. Non ascoltavo Faded di Alan Walker tipo dal 2017. So lost. Noi torniamo tra poco. Next. Da piccolina amavo questa canzone in una maniera assurda. You were the shadow. Abbandono una decina light. Di minuti. That you feel. The shadow to my life. That you feel. Another star. Ma loro mi sentono ora? Noè? 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 Oh! Ma loro mi sentono ora? Ah, ok. Sì. Allora, devo togliere questa roba perché mi urta. L'ha scritta Sam quando tu riuscite a bere l'acqua. Ciccio! Vabbè. Raga, dobbiamo fare uno scherzo ad Andrea. Allora, aiutatemi, perché dobbiamo fare uno scherzo ad Andrea. Però non so quale. Perché mi devo vendicare di tutte le volte che mi ha fatto gli scherzi. Facciamo uno scherzo ad Andrea. Sì, quale? Ora sta parlando. Ignora. È stato gradino. Nascondi il cappello. No, raga, deve essere qualcosa di peggio. Cosa possiamo scrivere? Sotto al tavolo. Vai dietro la porta e fagli paura. Contaci la tua situazione. Di che sei innamorata di un altro. Nasconditi sotto al tavolo. Ignoralo. Vai dietro la porta. No, perché la porta si apre verso l'esterno. Non mi posso nascondere. Non lo calcolare. Di che non puoi più stare in... Raga, dico che questa è la mia ultima volta in radio. Dico che... Ok, ho un'idea. You were the shadow. Dove sta la canzone ora? Where are you now? Na 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 na. Dì che sei innamorata di me. Comunque io sono etica come Roma. Dillo piano. Tra l'altro Andre mi abbandona sempre. Vergognoso. Na 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 na. Ah, Samela mi ha confermato che è stata lei. Piango. Cucciolina. Che dolce, ora metto la storia. Next. Eccoci tornati su Bella per Next con Iris e... Vediamo se arriva in tempo. Arriva l'ampolla. Arriva l'ampolla? Ah, arriva Andre. Gli apro la porta umilmente. Ciao. Ui. Allora, era uscita la roba. Arriva l'ampolla, è nata. Arriva l'ampolla. Sì, però si intendeva arriva Andrea. Ah. Dobbiamo farne uno dove si dice semplicemente sta arrivando. Sta arrivando. Mi sta chiamando Federico, rispondo. Fede. You were the shadow to my life. Dimmi.
E Andrea se ne va di nuovo. Va bene ragazzi, io aspetto che Andrea finisca di parlare, nel frattempo vi mando il next. Where are you now? Andrea mi sta abbandonando come al solito. Aspetta, aspetta, io se arrivo. Aspetta. No, no, vedrà. Ho detto a Federico di dirgli che io non devo stare più in radio. Ragazzi, ho detto a Federico, che è il nostro capo, diciamo, che deve dire ad Andre che io non sto più in radio, perché mi devo vendicare. Voglio vedere la sua reazione. Raga, non scrivete più il fatto degli scherzi, così non capisce. Na 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 na. History. Che ridere l'emoji con l'orsetto. I'm fading. Urca, con calma, con calma. So lost. Eccolo tornato. Come al solito mi hai abbandonata. Perché stai in PFL? Ah, così. Aspetta. Non ti sento. Vabbè. Cosa? Andrea, una missione. Sì, dobbiamo arrivare a 1000 spect. Ok. Quindi devi fare qualcosa. E che devo fare? Perché devo... Non lo so, che dobbiamo fare? Facciamo le chiamate? Non lo so. Non ne ho idea. Non so. Sì. Vai, ci sto. Ok. Va bene, andiamo. Eccoci tornati, sempre su RDS Next, bella per Next, sono le 15, Iris, Foratino. Andre. È arrivato il momento di parlare, di che cosa, cara regia, di ex. Argomento scottante. Tu come sei messa? Sei fidanzata? Sei single? Io ho detto più volte, lo ridico anche oggi, che non c'è nulla con nessuno. Perché cioè, sono tanto concentrata su quello che sto facendo, quindi non mi sto manco mettendo a... La tua relazione più lunga? 6 mesi. Con? Con un ragazzo che non sta sui social. Ok. E vabbè, tu ieri tu dicevi che hai parlato... La relazione più lunga? No, è poco. Pochissimo. Va bene Andrea, va bene, non ti piace stare in relazioni lunghe? No, non è vero, penso che se trovi la persona giusta ci stai, poi a volte capita che uno si stufa, capitano problemi, che forse una persona la conosci più col tempo e magari ti rendi conto di chi hai davanti, quindi le cose non vanno più, non ho mai trovato quella persona che dico forse è quella giusta. Ne parlavamo già io e te. Sì, ne trovai una al tempo, l'estate di 3 anni fa. Però l'amore della tua vita? No, l'amore della mia vita no. L'amore della mia vita lo devo ancora incontrare. Però chiuse lei con me. Fu la prima volta che una ragazza chiuse. La prima e unica, cioè. Cavolo! E chiuse. E quindi sono rimasto un po' così. Mentre adesso la tua situazione sentimentale com'è? No, come ho detto più e più volte, tuttora lo voglio ribadire. Non mi sento nella posizione di voler dire in che situazione sono. Posso essere single, posso essere occupato. Voglio tenerlo privato perché, come già detto più e più volte, mistero. Non è che è un mistero. Ciao, però, bene.
per errori passati preferisco tenere privata la, giusto così, la mia vita così. Privata, perché sennò, giusto così, è giusto se che potessi... i social siano un libro aperto, ma penso fino a un certo punto, no? Vero. Ti faccio una domanda che ha fatto ieri, mi sembra, Samara a me. No. Ha chiesto se potessi scegliere se avere una ragazza che sta all'interno del mondo dei social, quindi un influencer. Se potessi scegliere, preferiresti una ragazza influencer o una ragazza che, cioè, non sta in questo mondo? Penso che la risposta sia indifferente. Cioè, nel senso, io che lei faccia parte del mondo social o meno, l'importante è che lei mi faccia star bene, mm-hmm. mi dia le cose di cui ho bisogno, che poi siamo bene fondamentalmente io e lei. Quindi non è che se una ragazza sui social prende dei punti in più, se una ragazza non è di social prende dei punti in meno. Ultimamente ho preferito magari avere a che fare con persone fuori dal nostro mondo, mm-hmm. Però, sai, non è facile trovare quella persona che sia al di fuori del mondo social e che ti giri intorno per quello che sei realmente, cioè per scoprire chi sei al di fuori di quello che fai, no? Quindi magari a volte trovare una ragazza che fa quello che facciamo già noi, o un ragazzo magari tra virgolette del settore, ti viene più facile sotto altri punti di vista. Però ripeto, qualora mai dovessi trovare una ragazza anche nel mondo social, vorrei tenerlo privato fino a quando la cosa non esce fuori per forze maggiori, cioè. No, non forze maggiori. Quando una cosa è concreta e solida, allora dico ok, ora posso prendermi la. Però tipo mi ricordo ad esempio ai tempi Elisa Maino e Diego, quando... Elisa Maino e Diego, quando stavano tornando insieme, che andarono a farsi un viaggio, che gli fecero le foto, che stavano insieme, no? A volte le cose escono non per... Sì, cioè, ma le cose escono perché comunque non siamo invisibili. Esatto. E essendo sempre magari esposti, è chiaro che se una persona magari ti... Penso che se tu mo fai un pomeriggio in Duomo, ma non nella mano con un uomo, mm-hmm. in 30 secondi esce la foto, ma è normale, no? Mm-hmm. Perché siamo sempre esposti. Sarebbe bello trovare, secondo me, una ragazza che non ti conosce, un ragazzo che non ti conosce, che ce ne sono un sacco, e che non gliene frega niente. Ma anche in amicizia è così, secondo me, cioè? Quando sono andata allo stage mi sono presentata una ragazza che, diciamo, era l'unica che stava nello spogliatoio con me, e fu stra gentile e non aveva la più pallida idea che io fossi in Stardust, capito? Quando delle no, ragazze sono venute a chiedermi una foto, lei è rimasta un po' scioccata perché non lo sapeva, però con me si è comportata in maniera stra gentile, nonostante appunto, cioè, non sapesse che io avessi tot follower e tutto quanto. Io ho apprezzato tantissimo questa cosa. No, ma sai, magari apprezzi anche di più, perché una persona ti si avvicina, se non sa quello che fai, ti si avvicina mm-hmm. perché le dà buona impressione, no? Sì. Invece tante volte cosa capita? Che se le persone ti girano intorno, ti fai le domande, no? Sì. Perché è così, cioè, non è per cattiveria, perché quante sono le batoste che hai preso, che ho preso o che abbiamo preso per persone che magari vogliono starti intorno per altri fini, no? E tu lo sai bene. Quindi non è facile, ti dico, secondo me ci sono i pro di una persona che è nel nostro settore e i pro di una persona che magari non ti conosce, vuole starne al di fuori di tutto. Cioè, io per esempio faccio l'esempio di Gaia, fidanzata Caravaglia, okay. Fidanzata da un sacco, suo ragazzo al di fuori di tutto. Probabilmente nessuno è a conoscenza del suo volto, vive lontano. Secondo me lì ti vive una relazione bene, cioè che ti capisce, che... Ma anche la stessa Camilla De Pandis, mm-hmm. uguale, cioè ragazzo da una vita. Sì, lo so. E lui non si è mai fatto vedere, cioè nessuno lo conosce. Esatto. Capito? E lui comunque rispetta e capisce quello che fa lei. E secondo me non è una cosa facile. In una ragazza. Detto ciò, diamo il next e torniamo tra poco dopo The Loneliest di Maneskin. Next. Ho dato io. Che facciamo ora? Che facciamo ora? Ah. No, possiamo ancora chiuderlo in un ultimo blocco. Cosa vuoi dire? No, in realtà abbiamo parlato delle relazioni, cioè dei... Mi ha fatto la domanda che gli hanno posto probabilmente ieri a lei, giusto? Sì, sì, sì. Se mai volessi una ragazza che è del mondo social o no. E abbiamo... Sì. Ok, va bene.
Va bene. Quando? Che cosa, scusa? Sì, va bene. Cos'è successo? No, Andre, dispiace. No, mi sento ancora. Mi sento in colpa. Non mi far arrabbiare. Mi sento in colpa. Vai. Metti che stanno parlando di cose serie. Ma non lo so, metti che sono. No, mi sento in colpa. Dai, oh. Chi c'è? Arriva Mary? Ci fa la foto? Oggi siamo premeci meci. Prendiamo il cappellino. Urca. Olè. Sì, per avere una voce un po' più calda. Chi? Vieni, Andre. Ma togliele le cuffie, che sennò non ti entra. Belle le luci così. Che ridere ogni volta le foto. Perché? Perché scusa, ci sono sempre tutti seduti così. E poi siamo noi. Ripassiamo il balletto un attimo. Sì. Ok. Ce l'ho? Da capo? In chat chiedono se mai potesse succedere che io possa mai finire tra le braccia di una milanista. Ma sì, ragazzi, sti cazzi. Tanto le donne non è che seguono tanto il pallone. Ah, Elisa Campolunghi ha preso la patente. Ma quando Iris, che squadra tifi? Non tifo. Tu che squadra tifi? Vai, dimmi due giocatori del Cagliari. Vai. Ah. Dai. Cra. Parlavamo di ex, Andre, giusto? Sto facendo la storia nel frattempo. Tu sei mai rimasto in buoni rapporti con una tua ex o con una ragazza con cui ti sei frequentato? No, sì. Ma ne avevo già parlato, mi pare, l'anno scorso, cioè la stagione scorsa. Tu lo sai, c'è stato un periodo in cui mi vedevo con Michelle. Ah, sì. Cioè, io e lei alla fine abbiamo fatto un periodo. Noi non ci conoscevamo, ci siamo conosciute, la faccio in breve. La faccio in breve alle persone che non lo sanno. Ci siamo conosciute a una festa di compleanno, poi ci siamo scritti. Siamo usciti un po' di volte, è venuta qua a Milano, sono andato anche da lei. Poi però due persone capita a volte che, come ti ho detto prima, non si trovano. Cioè magari all'inizio le cose vanno, dopo un tot non vanno. Io gli ho detto sinceramente, secondo me è la cosa giusta. Cioè secondo me è stata una scelta affrettata chiudere. Nel senso che ti sei visto 3-4 volte. Se 3 volte va bene e una va no, dici, boh, magari sto giro c'aveva qualcosa lui. Io cos'era successo? Che ero andato da lei 2 giorni e mi ero appena tatuato. Okay. Stavo male, cioè non parlavo, stavo proprio male, a pezzi. Ma non perché io quando poi sto con una, perché lei dice che quando ero in gruppo ero estroverso, simpatico. Poi quando stavo da solo con lei, che era successo quell'episodio con lei, ero tipo non timido, però sulle mie. Tu mi conosci, sono proprio l'unica persona che non sta sulle sue, cioè. Sì, è una roba assurda. E quindi io provai anche a spiegarle il fatto che era dovuto al tatuaggio, avevo la febbre pure, per farti capire, cioè stavo male. E però lei ha preferito, che poi io rispetto sempre le scelte altrui, non costringo mai, cioè ci mancherebbe. Sì, sì. Quindi ho capito, lei ha detto, guarda, non me la sento di portare avanti questa conoscenza, amici come prima. Poi ci siamo visti dopo un mesetto e mezzo da, tra virgolette, questa mezza rottura in Villa Elitz, che abbiamo fatto i contenuti per YouTube, dove ci siamo riavvicinati
ovviamente in forma amichevole. Ed era un po' che sinceramente non parlavamo, non ci sentivamo, cioè sì, ciao, tutto a posto, come stai, però finiva lì. Invece poi da lì ci siamo risentiti per sentirci, non per frequentarci, capito quello che dico? Per sentire ciao, come stai, come va, che fai, come sta andando, di qua, di là. Sì. E poi niente, in realtà mo non ci sentiamo da un po'. Però capito, non è che ci sto in screzio, anzi per me è tutto a posto. Sì, poi, sì, assolutamente. Mo visto che anche è tornata con l'ex fidanzato, io sono felice, se lei è contenta. Carino. Ci mancherebbe. Io mi ricordo che ero stato invitato al suo compleanno. Di Michelle? Sì. Però poi sono stato tolto dal gruppo perché boh, pensavo che, cioè praticamente lei ha detto che avrebbe festeggiato il compleanno sia da lei, che poi sarebbe salita a Milano con le persone qui di Milano, tipo Carlotta Cance, anche Luca Campolunghi, sì, la gente sì, di qua. E nulla, io ho detto, vabbè, se lo fai a Milano, tanto vale che non scendo giù per mezza giornata. Mm-hmm. Se lo fai a Milano, sì sì, da posto, mi ha tolto dal gruppo, da lì non l'ho più sentita. Ok. E le scrissi pure tipo un messaggio, oh ma il compleanno a Milano non lo fai più? Non ha più risposto, boh. Però cioè non è che ci sto in scazzo, poi non le ho più scritto, però cioè, beh, abbiamo mantenuto il rapporto. Sì, ecco. Sì, assolutamente. Te invece? Io? Ah, ti devo dire. Mi devi dire. C'ho, beh, il mio ex di cui ho parlato più volte, Paolo, con cui sono in ottimi proprio rapporti, ma in generale io quando comunque chiudo con una persona una relazione o una conoscenza, quel che è, cerco sempre di mantenerci un rapporto positivo, perché poi portare rancore non fa bene né a me. Poi dipende né come né chiudi con una persona. Esatto. Ti devo dire, c'è stata una volta in cui proprio ho detto no, io con questa persona non ci parlo mai più, e effettivamente non ci ho mai più parlato allora. Però non ti dico che come situazione mi dispiace, cioè se avessi possibilità di risolvere e mantenere un rapporto comunque civile e tranquillo. Non l'hai fatto davvero. Si lava. Civile, cretino. Civile e tranquillo lo farei. Perché comunque sono sempre persone con cui condividi qualcosa, che siano ex o che siano amicizie. Un rapporto civile, anche ciao, come stai? Ho saputo che ti sei trasferita. Ci starebbe. È forse un pensiero. E invece ieri di chi avete parlato? Che mi dicevi? No, vabbè, ieri abbiamo parlato di gossip riguardanti me. Alcuni gossip che sono. Tipo? Tipo. Chip. Che io ho smentito. Andrea! E cos'è il genere, insomma? Tu! Dai next. Noi torniamo tra poco dopo Bad Decision, Benny Blanco, BTS, Snoop Dogg. Tutti quanti. Next. Ok, radio DJ. Sì, ma okay, lo devo fare anch'io, cioè lo metto io prima. Ma lo vuoi fare qua dentro tu? Ok. Va bene? Ma se no ne troviamo un altro, perché se lo vedono sul mio profilo, secondo me ci va meno poi. Quello c'è il remix di Bire, Beat It. No, c'è il remix. C'è un'altra versione che è uguale. L'ho fatto con, com'è che si chiama la ragazza bionda che è venuta in villa? Noemi? Aurora? No. Noemi Casella? Brava. Vai sul profilo. Mi sembra che sia diverso. Spero, guardo io. Ok. Ragazzi, tra un po' faremo un po' di chiamate. Io ho fatto sto suono. E per essere chiamati mandate un messaggio al numero 333-8888-188 con, non lo so, la scritta chiamata, chiamatemi. Non è diverso il suono? Fammi sentire. A me sembra diverso. È leggermente diverso, ma... In Stardust si studia? Se sì,
cosa. Anche qua era figo. Allora. Faccio adesso? No, non so se c'è. Nel prossimo lo facciamo. In Stardust, oltre a studiare, vabbè, le materie che ci hanno a scuola, non pentirti ti fa male, anche recitazione, dizione, canto, ma io, ballo, io vorrei farla speaking, una canzone team building, ma per me magari non la pubblicherei manco mai. Io secondo me ho del talento. No, non sonoro, però se tu mi dai secondo me delle barre le so fare bene. Sì, forse, cioè non ho mai scritto, però tipo quando io canto i pezzi, i pezzi tipo rappati, che ne so, tipo a me piace Rocco Hunt, mi sento sul pezzo. Ti senti sul pezzo? 8, 7, 6, 5, 4. All of the time. Next. Eccoci tornati. Allora Andre, che dici? Che dindi? Stavamo dicendo? Stavamo parlando dei gossip. Basta gossip. Però, esatto. Allora, Siri. Andrea. Che mi dici di... Ragazzi, oggi non ci sono ospiti purtroppo. Allora, qui mi chiedono, fratino, è permanente o sono ricci naturali? Tu, Iris, che mi conosci, cosa dici? Naturali per me. Tutto naturale, ragazzi. Naturale, che poi non sono ricci, mi sono mossi. Sono mossi, sì. Ma lo sai che sono nata riccia con gli occhi azzurri? Tu sei? Nata riccia, proprio riccia come Scarlett con gli occhi azzurri. Lo posso giurare. T'hanno scambiato nella culla allora, Iris? No. Sì. Mamma, papà, mi mandate una foto per favore. Ma è impossibile che avevi gli occhi azzurri. Te lo trovo. Ma. Ti trovo la foto. T'hanno scambiato? No. No. Non mamma, puoi nascere con gli occhi azzurri. È un appello questo. Non puoi nascere con gli occhi azzurri. Sono nata con gli occhi azzurri, col tempo sono diventati verdi e poi sono diventati questo colore qua. Però io da piccola avevo gli occhi azzurri. Ma non è possibile. Te lo giuro. Non è possibile. Ragazzi, è possibile. Allora io sono nato pure con gli occhi azzurri. Ora te lo dimostro. No, io sono nato con i capelli rossi. Infatti c'ho qualche... Aspetta, sto cercando. Allora, partiamo dai capelli che li ho trovati. Boh, raga, a me sembra strano, ditemi voi. Cioè, no, te lo giuro. Aspetta. Io vedo solo foto con occhi marroni, sinceramente. Aspetta, vedi i capelli? Vabbè, ma i capelli possono essere stati un po' ricciolini. No, erano un po' ricci. Guarda. Ehi, li stanno scambiati allora, non sei tu quella lì. No, sì, ora sì. Ti devo trovare la foto con gli occhi azzurri. Ma non sei tu, Andrea. Non sei tu, Iris. Andrea, te lo giuro. Ma tu puoi giurarla che... Ma fai un test del DNA, scoprirai che non sei tu. Cosa dici? Sono uguale. Ma no, ma non è possibile. Ragazzi, com'è? Cioè, dai, la foto. No, ti troverò, te la trovo. Ah, eccola. Stavo in queste zone, solo che non riesco a prenderla. Sono scuri. Devi prima mettere in pausa. È in pausa. Lo so. Cioè tu qui pensi avere gli occhi azzurri? Io non li vedo azzurri, sinceramente. Aspetta. È un video che mi hanno fatto i miei amici. E ci sono tutte le foto di quando ero piccola, no? Ragazzi, non lo so. Mi sembra un po'... Sì. Con AirDrop? Le foto. Conta che è stato il video di quando me ne sono andata dalla Puglia. Dura 10 minuti, sei sicura? Allora, qui dicono si può nascere con occhi azzurri e grigi per via dell'assenza di melanina prodotta nell'utero. Poi acquisendo pigmento si scuriscono anche gli occhi. Sta inviando. Andre, sai fare il fatto del cappello? Non l'ho mai provato. Com'è che è? No, non so sinceramente. Non l'ho mai provato manco io. Andrea. No, non so come sia. Forse così. Va bene, ragazzi, noi vi diamo il next. Che nel frattempo cerchiamo di mandare il video. Next. Non si sta inviando. Aspetta, prova a rimandarlo. Attendo. Accettate.
Vabbè, non lo so fare, cioè non so proprio il meccanismo. Sta iPad e poi sta iPad 25722 Milano. Bubu Milano. Ci sta mettendo un po'. Allora, proviamo. E dove lo mettiamo però? Mi date qualcosa iPad dove appoggiarlo? iPad RDS Next One? Via. Dovrebbe inviarsi, sì, però non compare la cosa blu che invia. Sì, faccio così. Ma mi sa che si devono vedere i piedi, se no. Sì, Anna, ma secondo me è più bello di là che sta anche il blu. Facciamolo di là. Ecco, mia mamma mi sta mandando le foto. Ti amo, madre. Ok, ti mando. Mando la cosa su Bella per Next. Noè, ti mando la foto su Bella per Next, ok. Ti ho mandato la foto con gli occhi chiari? Sì. Ma non sei tu, Iris. Andrea, te lo giuro. Vabbè, ti hanno raccontato così. Te lo posso giurare. Mamma, mandami anche le foto con i capelli ricci. Cioè, mandami tutte quelle che hai da piccola. Questi siamo io e mio fratello. Così ti hanno raccontato, ma non sei ma tu. Ma sono io, lo vedi mio fratello, lo conosci? Tuo fratello si vede che è tuo fratello. Tuo fratello è tale quale. Tu non sei tu. Sì, certo. Ti hanno scambiato? Lo so che è buono. Ti hanno scambiato nella culla, Siri. Mio fratello è bellissimo. Se non fosse mio fratello, sarebbe il ragazzo perfetto per me. Cioè, io voglio un ragazzo come mio fratello. Se non è come mio fratello, non lo voglio. Così siamo sempre io e mio fratello. Questo è mio fratello. Ok. È bellissimo, eh? Ma io sono nata anche con i capelli ricci. Che mamma mi sta mandando l'album fotografico, grazie, molto gentile. Questa foto la faccia molto da birbante. Guarda come ho gli occhi azzurri. Io mamma sto inoltrando tutto. Andre, manda foto tue da piccolo. Guarda i miei capelli. No, ero rosso. Ok, eccoci tornati. Sempre su RDS Next. Allora, sto mandando le foto mie da piccolo. Io sto mandando le mie perché da piccola, come stavo dicendo a Andre, ero riccia con gli occhi azzurri. Guarda come ero riccia. Ma non sei tu ancora. Ma guarda, qua sono... Ecco, qua avevo gli occhi azzurri. Ma ragazzi, ma non è Iris. Ma come fai a dire che non fammi sono sedere, io? Fammi sedere, ma che sto malissimo, ti prego, sto morendo. Siediti, uomo. Cioè, qua si vede benissimo che sono io, guarda che figa. Infatti c'hai gli occhi marroni. Non erano marroni, erano verdi, Andrea. Va bene, erano verdi. Non mi crede. Qua sono azzurri, cioè, parliamone. Ma ragazzi, secondo voi è Iris? Mandate la prossima foto. Chi sta spammando foto di me da piccola? Io e mio fratello. Che cioè, siamo suo io e mio fratello è uguale però, capito? Io no? Sì, 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 assolutamente. Mirko Di Domenico. Sì, guarda quanto è bello. Oddio, ho le cuffie altissime. Ok, ecco. Ecco il fratello di Iris. Mio fratello è bellissimo. È uguale, capito? Ma anche io, eh. Figo il fratello. Lo so. Lo so. Mio fratello è stupendo. Cioè, guardate. Questa foto l'ho fatta io, tra l'altro. Innamorato.
sai, è bello, è un figo. Sì, è bello. È un figo. Ragazzi, quanti di voi pensano che mio fratello sia un figo? Ha dei bellissimi occhi. Sì. Concordo. E le mie foto da piccolo? Io. Te le ho mandate sul gruppo? Sì, sì, le ho mandate sul gruppo. Yes, sir. Io dicevo, da piccolo ero roscio. Vai, va bene, andiamo al next, noi torniamo tra pochissimo. Next. Avevo i capelli del tuo stesso colore. Ah, oh, guarda, i miei capelli sono uguali ai tuoi. E allora ero biondo, allora ero biondo. Mia madre dice che ero roscio. Perché io mo sono castano ramato. Tuttora ramato. Non siete d'accordo? Io ti vedo castano chiaro, non ramato. Vediamo. Non sono castano ramato? Mio cugino. Ma taglialo. Ah, non c'ho un bel rapporto. Raga, io da piccolina, cioè, qualcosa di assurdo. Avevo sti capelli. Tra l'altro questo coccodrillo me lo ricordo bene. Grazie, sta foto è di 3 anni fa, tra un po'. Ma smettila, avevo qui i ricci. Carino. Guarda le foto che devo postare. Vediamo. No. Nel frattempo provo a ricondividere il video. Bella! Bella! Bellissima questa. Questa è bellissima. Io provo a rimandare il video nel frattempo, non si sa mai. Tu. Nulla non si manda. Che ridere sto video. Vediamo se si vede qua, no? Ricordo l'infanzia. Next. Eccoci tornati con le foto di me e Andre da piccolini. Andiamo avanti. Oh, che cuzzolo! Ma è un patatino! Guarda i capelli, sono rossi. Ma è un patatino! C'avevo le orecchie grandissime. Vai sulle mie orecchie un attimo, torna indietro. Mi prendevano in giro a me da piccolino su sto fatto. Tutti a scuola mi chiamavano Dumbo. No. Te lo giuro. All'elementare. Che cattivi. Ma vai indietro, quella prima ancora si vede di più che sono tipo di profilo. Ecco, guarda, Dumbo. Ma io non sembra. Te lo giuro. Ma no. Ma mo, sono grandi come lì, sono rimasti uguali. vabbè. E niente questo. Oh. Guarda che bellina. Guarda i capelli. Ti giuro. Cioè, ero molto più bella da piccola. Sì, poi che poi che è successo, Siri? Non lo so. Da piccola ero stupenda. Ma che è successo? Non lo so. Vai, raccontaci un bel ricordo di quando ero piccola. Allora, un bel ricordo di quando ero piccola che posso raccontare. Ah, non è un bel ricordo. Ah. Questo è come ho sgamato mia madre che metteva le caramelle fingendosi la Befana. No! Una notte.
avevo fame, avevo sete, volevo andare in cucina. Ed era la stessa notte in cui Sì. Ok, e stavo dicendo, mi alzati. Avevo sete, non mi ricordo. Mi alzai, arrivai in cucina, girai la testa verso il salone, vidi mia madre che stava riempendo la cesta delle caramelle. Me ne andai delusa in camera. Io vi racconto questo episodio. Tra i 4 e... Io ho scoperto che Babbo Natale non esisteva in quarta elementare. Babbo Natale esiste. Ma che cazzo dici? Andrea, Babbo Natale esiste. Babbo Natale non esiste. Allora, cosa è successo? Diciamo da quando, dalla prima elementare fino alla quarta, quando l'ho scoperto, mi dicevano sempre che stava arrivando, ma per un motivo o per un altro, poco prima della mezzanotte mi addormentavo sempre. E i miei ne approfittavano per mettere i regali, ok? Una volta mio padre si è travestito, un'altra volta mi sono svegliato e c'erano già i regali sotto l'albero. Una volta, l'anno in cui ho scoperto che Babbo Natale è una grandissima cavolata, non mi addormentai, feci finta di addormentarmi. E nel momento in cui capì che sta per arrivare Babbo Natale, ho capito che era una truffa. No! No, io l'ho scoperto in maniera peggiore. C'eravamo io e mia cugina che litigavamo per l'esistenza di Babbo Natale ed eravamo di fronte a mia nonna. Ad una certa mia nonna si arrabbia, si gira e fa: oh, ve la dico io la verità, Babbo Natale non esiste. E se ne va. Questo è tutto come io ho scoperto tutto quanto. Comunque ora ti manderò un video che è un altro bellissimo ricordo di quando ero piccola che ho, che è una canzone che ho scritto, interpretato, ballato e cantato con le mie cugine. Sì, lo vedremo dopo. Nel frattempo mando il next. Next. Wow, wow. Ah, non capivo chi stesse parlando. Sono tipo... Ok. Cos'è la prezzemolo? Ah no, non c'è. Mio padre mi chiamava prezzemolo da piccolo perché stavo sempre in mezzo. Si è inviato il video, guardati l'anteprima. Hai detto che Showgirl è meglio di Star Fashion Girl. Ma che dici? Ma che sei stupida? E io ho detto il Madonna. Tra l'altro quella foto era mio nonno che mi teneva a fianco alla Madonnina. Io stavo così. Che ridere. Ma io proprio ti giuro, poi sono diventati verdi. No? Sono miele. Proprio... Sì, esatto. Che ora, se lo dico in diretta, qua mi prendono tutti per pazza perché con questa luce sono marroni. Però con la luce del sole naturale diventano proprio miele. Niente, stavo vedendo una cosa che dovevo fare, mi sono scordato proprio adesso. Puoi mandare il video dove canti siamo cugine? È esattamente quello che ho mandato. Wow, wow. Al mio nonno mi ha mandato una foto epica. No, guardate questa foto che mi mando. Questa è la foto di me da piccolo. Guarda i miei capelli. Ma epici. Epici. Noi, guarda i capelli. Da piangere. Elena è mia figlia. Eccoci tornati. Eccoci qui. Che dire? Abbiamo un video inedito. Video inedito. Vai, vediamolo. Che ridere. Oh. Ma dove? Chi sei?
Acceso, acceso. Al contrario. Ora canto io, Noi siamo tre, siamo cugine, noi siamo siamo cugine. Io sono Iris, anche secondo me. Sempre noi siamo. Siamo cugine, siamo cugine. Yeah! Momento di prendere a pallone. Per pallone! Poi è caduta! La cugina è caduta lì! Mi fanno le guance per quanto sta ridendo! Con questo mi mando il next. Ragazzi, bellissimo, bellissimo, ve lo giuro. Cosa vedo? Sempre. Comunque non avevi l'accento barese. Lo stavo cantando. Siamo cugine. Siamo cugine. Madonna. Che ridere. Oddio, mamma mi sta mandando proprio tutto l'album fotografico da quando ero piccola. Questo lo mando a... Lo manda tanto dalla mia scuola di ballo. Questa sono io da piccolina che ballo. Guarda che carina. Siamo cugine. Siamo cugine. Mi fanno male il guancio per quanto ho riso. Oh, 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 oh. Sempre noi siamo. I still want your hands up on my body. Cos'è sto rumore? Lo senti? È lui? Io lo sento tipo boom 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 boom. Vale. Canta. Andrea, che ne pensi della mia performance? Performance di Siamo Cugine? Ti ha lasciato... Senza parole. Siamo cugine, siamo cugine. Sempre noi siamo. Allora, raga, se volete... Ok, se volete essere chiamati, perché tra poco chiameremo, scrivete al numero 333-88-88-188 la parola cugine. Siamo cugine. Noi siamo tre, siamo cugine, noi siamo tre. Siamo su cugine, io sono Iris, io sono Serena, io sono Desi. Sempre noi siamo. E una cade giù. Next.
Eccoci tornati, ragazzuoli, sono le 15:41. Allora, come abbiamo detto, se volete fare una chiamata con noi, adesso che sono gli ultimi 10 minuti, vi invitiamo a mandare un messaggio al numero 333-88-881-88 perché faremo una chiamata insieme a voi. Con scritto cugine. Le prime 5 persone che scrivono al numero 333-88-881-88 su WhatsApp cugine verranno telefonate. Quindi se vedete appunto un numero sconosciuto che vi chiama, siamo noi. Noi torniamo tra pochissimo. Inviate un messaggio al numero lì dietro 333-88-881-88. Vi aspettiamo, next. Sempre noi siamo. Ma mia mamma si sta scatenando con le foto, eh. Guarda questa, gli occhi. Dai, Andre, non puoi dire che non sono io. Tipo mettere... però lo devi fare nella nostra ora. Cioè, capito? Ma sai un altro gioco che mi è venuto in mente? Mettere degli aggettivi... Tipo, non lo so, nuvola di aggettivi e associarli alla persona. Con gli speaker, con i componenti della house, con chiunque. Sì, mi è venuto prima quando abbiamo parlato delle persone, tipo io ho una certa... Ho pensato a una persona che sta in Stardust e nulla. Ho detto, Madonna. Non so se è quel segno, però è lei. Siamo cugine! Ma dovete guardarvelo tutto quel video, eh? Spacca. Andiamo così. Scioccatissimo. Siamo cugine. Ciao! Oh, perché è tutto blu ora? Ricordo che è dolce. Piccola cuzzola. Ora la mando a Valerio questa foto, scrivo piccola Iris. Dieci, nove, otto. Chiamiamo? Eccoci tornati. Ok. Vai, Iris. Rebecca. 3. Aspetta. Otto uno. Aspetta, ripeti velocemente. Ok, on air. On. Siamo cugine. Pronto? Ciao. Come va? Bene. Come ti chiami? Rebecca. Quanti anni hai? 12. Quindi che scuola fai? Seconda media. Carina. Cosa fai nella vita? Fai sport? Hai delle cugine? Ti è piaciuta la canzoncina sulle cugine? Stupenda, ma soprattutto te, troppo bella. Ma... Che carina! Chi è che era più bello da piccolino? Io o Iris? Siete stupendi tutti e due. Iris. Vabbè. Vuoi chiederci qualcosa in particolare? Ce l'hai il fidanzato? No, magari. Come magari? Quanti anni hai, detto? 12, quasi 13. Quindi vai in seconda? Sì, seconda media, ha detto. Ah, in terza? No, in terza. Quindi quest'anno hanno degli esami. Cosa pensi di portare agli esami? Inside Out.
Io l'ho portato. Ma va. Appunto. No, lo porti per quello. Sì. Ma vuoi i collegamenti? Magari. Dai, te li passo su Instagram. Ma va. Scrivimeli che te li passo su Instagram. Hai già il lavoro fatto, hai già il lavoro fatto. Guarda te che fortuna. Tanto mi segui pure. Davvero? Sì. Come ti chiami su Instagram? Iris.x.sunshine. Ah, è la mia fanpage, ho capito. Andrea. Sì, ho capito. Dai, allora te li mando. Me li devo far mandare da mia mamma e poi te li mando. Te li mando dopo, così direbbe Iris. Sì, te li vuoi fare qualche domanda, Iris? No, nulla in particolare. Ho visto. Nulla in particolare. No. Ad Andrea vuoi fare qualche domanda? No, Iris. Dimmi. Quando viene a Roma? Dovrei venire intorno al 4 dicembre. Ah. Sì, perché è un altro stage di ballo. Ah, bene, bene. Quindi torno per quello. Sempre con i ragazzi l'altra volta? Sì. Boh, ti hanno richiamato? Sì. Bene. Bomba. Sei bravissima. Grazie. Anch'io so ballare. Stai zitto. Cioè ci provo. Ditto. Dai Rebe, noi ti mandiamo un bacione. Tanto poi ti mando tutto quanto. Grazie. Dai, ci sentiamo, mitica Rebe. Un abbraccio. Ciao patata. Ciao. Tutto. Ok. Allora ragazzi, abbiamo già un altro? Ma la canzone l'hai inventata tu? Sì. E te la ricordavi ancora a memoria? Sì. Vabbè, in effetti era qualche anno fa. Non ha senso come canzone. Troverei un modo che... Cioè, che senso ha come frase? Vabbè, però mi divertivo. Ed è in questo momento che fai... Ho visto. Molto bene. Sticker. Che sticker mando? Ok, top. Siamo così. Raga, è una hit. Ma l'avete vista tutto il video? C'è un certo punto in cui faccio la ruota. Non ti sento, Virgi. Anch'io te lo giuro. Siamo cugine. Siamo cugine. Andreuccio. Uè roccia. Mi dai un abbraccino. Vai, digita. No, digita tu. Così. Ai ai ai. Ah? La Madonna. Boh. Vai. Ah, ma oh, comunque veramente va sistemata sta cuffia che non va, eh. No. Aiuto. Ho detto vale se un abito lungo nero. Per cosa? Non lo so, penso un evento. Elena, wow. È la vita quella canzone. Siamo cugine. Oh. Ma che scherzo? Perché io prima stavo dicendo che mi volevo vendicare in qualche modo con te, perché mia mamma me l'aveva detto. E quindi stavo cercando tipo delle idee per fare uno scherzo, ma ho fallito miseramente. Perché dalla regia mi dicevano di dichiararmi. E ho fatto non ci crederà mai se io mi dichiaro in diretta. In realtà Iris si è dichiarata già, ma... Eccolo. Andrea, questo è il mio fidanzatino? Proprio no. Ragazzi, facciamo di nuovo la cosa di trovare il ragazzo di Iris.
per favore. Ti senti sola? Te ne presento uno io. No, sempre si vuole. No, Davide si chiama. Dai. No, nessun ragazzo. Un mio amico, simpatico. No, no, nessun ragazzo. Te lo giuro. No. Ma di chi? No. Di chi è innamorata? No. Ah, sì, 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 sì. Eccoci. Allora, ultima telefonata, vai. Ma non squilla? Ok. Di dargli tempo, Siri. Ma l'avete sentito? Cosa ha detto? Pronto? Sì? Chi è? Io mi chiamo Mattia. Uè, Matti, come va? Bene, tu sei fratino, giusto? Eh sì, in teoria. Quanti anni hai? Io ho 23 anni. Che fai nella vita? Io faccio sport di combattimento corpo a corpo. Con chi? In palestra. Come con chi? Mi senti? Sì, ti sento. Ti sento affaticato. No, tranquillo, sto bene. Ok. Beh, dimmi qualcosa. Che devo dire? Ti stavo facendo i servizi in casa. Cosa? Facevo servizi in casa. No, non ho capito. Facevo servizi in casa. Ah, che vuol dire servizi in casa? Pulizie? Pulizie, bravo. Ah, come mai hai chiamato? Vuoi dirci qualcosa in particolare? Volevo fare una semplice chiacchierata. Vai, parliamo, dimmi un po'. Qual è la tua passione più grande? La guida. Ti piace guidare? Molto. Che macchina hai? Una 500. E tu che macchina c'hai? Io non ho la macchina, caro. Vabbè, stavo scherzando. No, no, sereno, sereno. E che lavoro fai? Attualmente sono disoccupato. Ok, ma vivi da solo? Iris. Ciao. Ciao Iris. Ciao. Tutto bene? Sì, sì, a te? Tutto bene. Meglio così. Che vuoi dire alla nostra Iris? Dai che dobbiamo stringere, che ci dobbiamo salutare. Che sei bella e simpatica. Grazie. Grazie mille. Niente. Vuoi chiedere qualcosa a me o Andre? Un giorno ci incontreremo e vi dirò di più. Va bene, speriamo allora di vederci presto. In un futuro remoto. No, dai, speriamo presto, dai. Posso dire, io sono comunque pugliese come te, Iris. Ah, vabbè, però ora io vivo a Milano, quindi... E ti trovi bene? Sì, sì, mi piace molto. Bene così. Sì, sì, tu di dove sei, della Puglia? Io sono della provincia di Taranto. Ah, ok, va bene, va bene. Però posso dirti anche che di sangue sono brindisino. Ah, ok, ho capito, va bene. Va bene, caro. Speriamo di vederci presto. Sì, succederà. Ok. Ciao bello. Un bacio, ciao. Ciao. E next. Ma è stata una chiamata molto strana. Sì, è un po' inquietante, c'era, si può dire. Qualcosa di strano in questa chiamata. Era strano, come si muoveva. No, come, cioè, come a parlava. Me la voce. Sì, c'era qualcosa che non mi quadrava. Oh, Pat, Iris mi ha fatto una confessione in macchina. Dai, smettila. È persa di un amico che abbiamo in comune. Non è vero, nego tutto.
No, nego tutto, nego tutto. Nego ma tutto. Che... Nego tutto. Nego. Sì, sì. No, no. Prima. Me l'ha detto. Mi fa, non vedo l'ora. È vero. Gli ho detto, vero, ma prima scrivi un messaggino. Nego tutto. Nego tutto. Nego tutto. Nego. Ne parliamo dopo. Ma cos'hai, le caramelle? Dai, ti prego, ne voglio una, me la lasci? Sì. No. No. Sì. Sì. Davvero? E dici che non è ancora accaduto? Che dici, se tipo innamorato? Appunto. Lo so. Anzi. Tutto imbarazzo. No. No! Perché io non ne sapevo nulla? Questa è una novità. No, non mi ha detto nulla lei. Vabbè. Guarda, tutta arrabbiata. È un cretino. Quando ride così è imbarazzatissima. Basta. Oh. Basta, l'abbiamo perso. Smettila, non è vero. E se approva mamma? No. No, però voglio imparare. Dai, dai, diamo sti saluti. Ragazzuoli, siamo giunti al termine. E mi è arrivato un messaggio. Iris, più imbarazzata che mai. Di qualcosa, salutiamo. Andrea mi ha messo in imbarazzo. No, quindi... no, non dare sempre la colpa a me. Ragazzi, noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre dalle ore 14 alle ore 16. Vi lasciamo con Bad Bromance. Next. Mia mamma mi ha scritto, ma l'ultima telefonata.